li abbiamo lasciati. Vi anche faccio un riepilogo della giornata di ieri, molto rapidissimo, così come vi spiego come si inserisce questa giornata all'interno del percorso e anche il pomeriggio. Ieri abbiamo cominciato con la relazione del professor Cajani, che ci ha messo in guardia sul nesso tra storia ed educazione alla cittadinanza, no? Sui rischi di questo nesso nella dimensione nazionale e anche nella dimensione europea, e abbiamo anche toccato il problema delle politiche della memoria. Nelle relazioni di Violante e Perchinunno abbiamo cominciato a guardare che cos'è stata la cittadinanza nella storia, no? Ci hanno spiegato come sia una costruzione culturale, politica, sociale, e come possiamo contestualizzare, che è quello che ci interessa, no? Da storici, il problema della cittadinanza, e anche cominciare a considerarlo attraverso una serie di problemi, no? Le gerarchie nelle cittadinanze, i confini, cosa delimita chi è cittadino da chi non lo è, l'inclusione, l'esclusione, la differenza tra la dimensione formale della cittadinanza e quella sostanziale, la scalarità che già esisteva nel Medioevo delle cittadinanze, tra la dimensione locale e via via quella più, noi diremmo, internazionale, sovranazionale, imperiale. Poi abbiamo visto un aspetto fondamentale dell'esercizio della cittadinanza: quando i cittadini devono prendere delle decisioni, come lo si fa? E quindi la questione della maggioranza, la legge del numero. Ecco, crediamo che questo sia un percorso utile, cioè approfondire alcune questioni, collocarle nel contesto storico, e tutti questi materiali, abbiamo detto, saranno disponibili sul sito della cattedra, e proseguiremo oggi proprio in questi approfondimenti, almeno nella mattina di oggi. Sull'età moderna e contemporanea ci aiuterà il professor Salvemini, adesso presenterò la sua relazione, e nel diritto internazionale nel secondo dopoguerra. Ecco, seguirà comunque una fase di discussione anche stamattina, se volete possiamo comunque porre delle questioni ai due relatori che ci sono oggi, ci riserviamo questo spazio. La convinzione è proprio questa, che da una parte ci devono essere le conoscenze, anche il rigore delle conoscenze su alcuni temi, su alcune questioni, come diceva Cajani, quindi anche aiutarci a pensare storicamente il tema della cittadinanza in maniera rigorosa. Dall'altra, poi col pomeriggio ci sarà l'aggancio fortissimo con la dimensione della didattica, perché i due relatori del pomeriggio e i laboratori, quindi sono due relazioni, due maestri della didattica che vengono apposta qui a fare lezione e anche trasferire la loro esperienza su questi temi, e poi tre esperienze di laboratorio, una sull'età antica, una sull'età moderna, una sull'età contemporanea. I docenti e i ragazzi si divideranno, sceglieranno quale tipo di esperienza di laboratorio fare, e domani mattina faranno magari quella che non hanno fatto oggi pomeriggio, proprio perché il nesso è molto forte che ci interessa tra le conoscenze, i problemi e le esperienze didattiche, cioè la pratica, come si fa poi a far comprendere tutta una serie di cose nella pratica didattica. Allora, cominciamo con la prima relazione che ci aiuta a mettere in prospettiva storica la cittadinanza nell'età moderna e contemporanea. Il professor Salvemini, professore ordinario di storia contemporanea, ha insegnato tanti anni di storia moderna, ha insegnato tanti anni all'Università di Bari, è stato anche il coordinatore del corso di dottorato che io ho frequentato. Ecco, ci ha insegnato quanto sia importante il rigore nelle conoscenze, ma anche nell'affrontare i problemi, nel pensare alla storia, nel mettere a fuoco i grandi temi. Ha un curriculum lunghissimo di esperienze internazionali, nazionali, promotore di progetti di ricerca, di riviste, tra i fondatori di Meridiana, dell'IMES, del CRIAT, e quindi io le lascio subito
la parola ovviamente assorbe anche l'età contemporanea, perciò il mio lapsus, e ci aiuta a vedere la cittadinanza in prospettiva storica nell'età moderna e contemporanea. Molte grazie per, anche per le esagerazioni delle lodi che fanno parte della ritualità accademica, quindi non le prendete troppo sul serio, e viceversa vorrei precisare di che voglio parlare, perché dopo una vita passata dentro queste ritualità accademiche, dallo studio e la lettura dei documenti eccetera, il mio atteggiamento oggi è una presa di distanza da tutto questo. Devo confessare che mi sembrano segnate da un tasso di futilità notevole certi modi di essere dell'Accademia stessa rispetto ovviamente ad un contesto. Il contesto è quello di un'accelerazione, secondo me, così la sento io, violentissima della storia dentro la quale noi viviamo, e questo ci porta a domande sul passato e naturalmente sul presente più audaci rispetto a quelle che l'Accademia e la ritualità accademica consentono. Nell'ambito della storiografia tutto questo è molto evidente, anche nella storiografia accademica. Intanto tenete presente che ci sono stati i vari, come si dice, turns, mutamenti, vero no? Ma oggi la cosa sta diventando straordinariamente incisiva. Intanto, per esempio, la messa in discussione della macchina del tempo è un dato straordinario. Noi nell'Occidente abbiamo costruito la macchina del tempo dentro la quale la storiografia si situa. Secondo questa macchina, la macchina è qualcosa che si costruisce, non è qualcosa che ci viene data. Secondo questa macchina c'è un passato, un presente e un futuro, e ciascuno si situa a seconda della sua posizione accademica dentro una di queste tre partizioni temporali. E questa macchina del tempo ce l'ha insegnato di recente un libro bello, mi sembra, di un signore che si chiama Serge Gruzzini, che potete leggere, mi pare che non è stato tradotto, si chiama proprio così. L'abbiamo esportata e abbiamo esportato insieme a questa macchina del tempo anche i processi di dominazione e anche i processi di attraverso i quali si dice la dominazione, di cui fa parte la storia. Perché altrove ci sono altre macchine del tempo. Non è assolutamente detto che ci sia questa successione spazio-temporale. Insieme a questo tenete presente che la spazialità della storiografia si rattrappisce o si dilata infinitamente, i tempi diventano deep, big, è vero, no? Un libro recente di un signore che si chiama Harari, che ha venduto vari milioni di copie, ha ricostruito la storia degli ultimi 13.000 anni. Ecco, si tratterebbe di, come dire, posizionamenti impensabili dentro la mia vicenda personale. Insomma, sta succedendo qualcosa di cui si accorgono anche coloro che sono, come dire, chiusi all'interno dalle proprie stanze a meditare sul passato. Si accorgono che questa meditazione sul passato, secondo i vecchi rituali, diventa improduttiva sotto il profilo non solo della famoso impegno civile di coloro che hanno uno stipendio pubblico dallo Stato e quindi devono giustificare questo benedetto stipendio in termini che non siano quelli della riproduzione del proprio campo,
tempo, non solo in questo senso, ma anche rilanciando, perché si rilanciano domande fondamentali. Allora, scusate in questo pistolotto iniziale, ma semplicemente per dirvi che vorrei parlare di cittadinanza in termini disordinati rispetto al compito che mi è stato assegnato. Probabilmente ripeterò delle cose già dette ieri a mio modo, e poi se volete discutiamo, a partire da una definizione della cittadinanza, che sarebbe il diritto di avere diritti, vero? No, questo sarebbe una definizione banale di cittadinanza più volte proposta. Vedremo subito che questa definizione assolutamente non tiene quando la si confronta con le cose che sappiamo. Partirei per questo percorso dal nesso cittadinanza delimitazione, vero? No, è stata citata questa questione. Cittadinanza significa inclusione, esclusione. Cittadinanza significa limes, limes, cioè uno spazio dentro cui si è cittadini o non si è tali. Che rapporto tutto questo ha con alcuni elementi di fondo della storia nostra, della storia occidentale? Perché il concetto di cittadinanza fa parte, è uno dei concetti fondanti del nostro mondo. Insisto su di questo perché oggi, come non mai, ci si interroga sull'esito di questi processi di dominazione che noi siamo stati in grado di produrre sul resto del mondo, sul resto delle culture, e anche, e quindi, facciamo il viaggio lungo. Che cos'è il viaggio lungo? Il viaggio attraverso il quale, come dicono gli antropologi, è possibile osservarci, perché non è possibile osservarci dall'interno, vero? No? Non ci capiamo nulla, bisogna uscire da noi stessi per vederci. E questo ci permette di scoprire quanto intriso il concetto di cittadinanza sia di particolari modi di essere che sono quelli occidentali. Cittadinanza politica. Cittadinanza politica. Mi permetto di precisare banalmente i termini che sto adoperando, a partire da una lettura di un signore che si chiama Sigmund Freud, che voi avete ben presente, che prima di una lunghissima, noiosissima, io credo, riconsiderazione dei suoi soggetti, riemerge come promotore, di una visione che io credo sta ancora con noi e che non è stata superata dagli innumerevoli glossatori della sua opera. Gli individui, come voi sapete, secondo lui si socializzano, cioè diventano tali, le personalità si compongono, si strutturano, si formano in rapporto a gruppi, in rapporto a insiemi sociali, no? Sono i gruppi primari e i gruppi secondari. I gruppi primari sono quelli volti alla produzione e alla riproduzione, la benedetta famiglia, la parentela, lasciamo perdere la complessità di questi termini, ma ci sono anche i gruppi secondari. Il problema è in primo luogo questi gruppi dentro cui noi ci formiamo sono aperti, chiusi, eccetera. Ci sono visioni strutturaliste secondo cui questi gruppi strutturano gli individui e quindi impediscono
questa concezione strutturalista, di configurare il problema del mutamento sociale. Se questi gruppi sono strutturati, gli individui si strutturano dentro questi gruppi e gli individui non hanno autonomia rispetto a questi gruppi, la conseguenza è il balbettio nei confronti del grande problema di come mutano le cose. Se questi gruppi hanno queste caratteristiche, la risposta di Freud è che l'uomo non è solo società, ma è anche natura. Ovvero sia, le concezioni ipersocializzate dell'uomo sono errate, sono profondamente errate, perché dentro il gruppo l'uomo non si, il soggetto non si disfa, si struttura ma non si disfa completamente, porta dentro il gruppo pulsioni, natura. La conseguenza è che non c'è mai un gruppo perfetto, che c'è sempre una eccezione rispetto alla configurazione che il gruppo dà di se stesso e trasmette agli altri, al discorso che il gruppo produce su se stesso. C'è sempre uno scarto, e questo scarto è la storia. Allora, il gruppo è aperto. In secondo luogo, però, il gruppo è vertebrato, non è un... I gruppi che noi conosciamo sono gruppi strutturati, vertebrati, al loro modo, quindi non in senso strutturalista, ma in senso, come dire, dinamico. Siamo costretti ad adoperare questo concetto fluido, indeterminato, per sottolineare l'indeterminazione dei processi di socializzazione. Allora, questo gruppo si struttura, si verte in forma dinamica attraverso una diseguale distribuzione delle risorse che il gruppo ha, cioè dentro un gruppo non tutti hanno le stesse risorse, e queste risorse in larga parte, in buona parte, vengono anche adoperate per orientare le scelte del gruppo, si trasformano in potere, che è in testa a qualcuno, questo potere, d'accordo? Bene, questo potere che caratteristiche ha? Nei libri di storia che circolano nella scuola ci sono degli equivoci, a me sembra, colossali su questo problema, no? Il signore feudale ha potere assoluto, ha il potere così, eccetera, insomma. Allora, guardate, il potere, il lemma potere, così come spesso viene adoperato nei libri che circolano nella storia, è un caso limite che è stato studiato. Per esempio, se voi aprite le prime pagine di un grande libro, grande raccolta di miti, eccetera, italici, in particolare prodotto fra 8 e 900, il Ramo d'Oro di James Frazer, e voi trovate la configurazione di questo caso limite, il potere nudo. Lui dice potere nudo perché sa che il potere mai è nudo nei confronti nelle vicende reali. Il potere nudo è il potere del Rex Nemorensis. Chi è questo signore? È un personaggio che esercita potere nudo, cioè è più forte degli altri, cioè ha come dotazione fondamentale, come capitale fondamentale, la violenza. Il potere nudo si configura come sostanzialmente instabile, non instabile in senso dinamico come abbiamo detto prima, ma instabile nel senso che giorno per giorno deve riproporsi e tentare di sopravvivere. Il Rex Nemorensis sarà molto più forte degli altri, però aveva il vizio degli umani di dormire la notte, e se dormiva ovviamente la sua capacità, il suo capitale sociale, la sua violenza era inutile, perché lo potevano uccidere, e quindi si rifugiava nel bosco nella speranza che nessuno lo
andasse a trovare, cioè che nessuno lo trovasse nel bosco, perché la sua condizione di titolare di potere nudo era illegittima, non c'era legittimità in questa forma del potere e di conseguenza totalmente instabile. Illegittima nel senso che coloro su cui il potere si esercita non considerano legittimo il potere esercitato e quindi si ribellano al potere e poi naturalmente rendono il tutto instabile. Questo tipo di società io non l'ho mai incontrato. E ciò nonostante, potere assoluto, potere di vita o di morte, potere, guardate, mi raccomando, perché le società che noi studiamo hanno un tasso di stabilità, altrimenti non le studieremmo, altrimenti non si configurerebbero come tali. E quindi le forme del potere che vertebrano queste società, che comunque sono aperte, sono dinamiche, le forme del potere hanno una configurazione che noi chiamiamo politica. Che cos'è la politica? È potere vestito di strumenti di legittimazione, senza i quali noi non avremmo questa dimensione fondamentale della società occidentale che c'è stata, è stata prodotta e oggi è in discussione. Ci torno alla fine. I processi di legittimazione che strutturano le società politiche hanno voi le conoscete le varie dimensioni, quella simbolica, sacrale, no? I re che guariscono gli scrofolosi, anche procedurale, è vero? No? Noi abbiamo forme di legittimazione procedurale, cioè il presidente del Consiglio, cioè è legittimo, potremmo discutere di questo, se è diciamo, stato collocato lì attraverso delle procedure stabilite, diciamo, quindi esistono tante forme di legittimazione. C'è una forma di legittimazione fondamentale che è la base della nostra concezione della politica in Occidente, ovvero sia la legittimazione tramite la limitazione. La politica legittima non è una politica illimitata. La politica si legittima attraverso la definizione di una sua sfera che individua spazi consegnati alla politica e spazi consegnati, si diceva ad Atene nell'età di Pericle, alla economia, cioè alla dimensione del oikos. Attenzione, la cosa è di una importanza assoluta e fondamentale, è vero, no? La dimensione della politica che avesse invaso l'oikos, la casa, avrebbe comportato, come dire, problemi di ingestibilità della sfera sociale, tutta. Pensate alle procedure dell'ostracismo, è vero, no? Il principio di maggioranza prevede che tramite procedure si possa ostracizzare, cioè espellere dallo spazio anche fisico della città, oltre che politico, dei soggetti. Immediatamente si pensò, ma questi devono aver fatto che cosa? Dove devono aver peccato? Risposta: nella sfera pubblica, non nella sfera
privata. Che cos'è questa sfera privata? Esclusa dalla politica. La sfera privata è quella che, appunto, riguarda, ripeto, a noi sembrerà strano, produzione e riproduzione. La riproduzione, la famiglia. Sono fuori dalla sfera della politica le donne, i bambini, i vecchi impotenti, i meteci, gli schiavi, naturalmente, no? Quindi pensate a Atene, un organismo di 20-30 mila persone, molto più della metà sono fuori della sfera politica. Ma la cosa interessante è che la sfera dell'oikos comprende, attenzione, il lavoro. Il lavoro non è una dimensione pubblica, è una dimensione privata. Cioè la manipolazione da parte dei soggetti della natura a fini di riproduzione fisica e di riproduzione sociale. Tutto questo è fuori. Si legifera all'interno di uno spazio dentro il quale hanno potere, hanno il diritto di entrare non gli abitanti dell'Oikos, ma gli abitanti della polis, che sono abitanti della polis non perché sono fisicamente all'interno di uno spazio, ma perché sono stati inclusi dentro lo spazio di diritto. Attenzione, diritto, a questo punto viene fuori questo termine, è vero, no? Il diritto. Definizione, ma insomma, il professore ci poi correggerà, eccetera, noi lo adoperiamo in questa maniera, un tipo particolare di norme, per esempio delle norme, ce ne sono tantissime e sono debordanti rispetto allo spazio del diritto, enormemente debordanti. Spazio del diritto, un particolare tipo di norme capace di comando e sanzione, in testa a un potere legittimo, Caratteristica fondamentale del diritto è la sua tendenza alla universalizzazione. Cioè la tendenza a dire è una particolare classe di comportamenti che viene comandata e sanzionata, non un individuo che si comporta in maniera considerata erronea. È chiaro, questo è un elemento, anche questo, assolutamente fondamentale della nostra tradizione occidentale. Anche su questo varrebbe la pena tornare bene. Dentro lo spazio ben delimitato della polis ci sono i polites, i quali diventano titolari. Qui faccio riferimento ad un personaggio che si chiama Giorgio Agamben, che lo conoscete, no? Credo che sia il filosofo italiano più tradotto nel mondo e su cui sono stati pubblicati, io ne ho contati una decina di libri, non suoi, ma su Giorgio, se ne discute tantissimo. Lui farebbe questa, propone una distinzione di questo genere. I polites sono titolari del bios. I polites, cioè i cittadini, hanno vita relazionale, vita collocata nella dimensione della polis rispetto a tutti gli altri, in cui prevale la dimensione della zoe. Che cos'è la zoe? È la vita, torniamo a Freud, quella parte della vita che continua ad esserci dentro di noi nonostante i processi di socializzazione, anzi influisce pesantemente su questi processi di socializzazione. Tutti coloro che stanno nella sfera dell'oikos
non superano lo spazio della Zoe per entrare nello spazio del Bios. E lo spazio della Zoe li colloca dentro quell'altra grande categoria di esseri a priori esclusi dalla vita politica, che sono gli esseri non umani. Gli animali, le piante, le rocce, gli spazi, i cieli, eccetera. Loro sono collocati da quella parte. In un certo senso, la delimitazione della politica, la delimitazione che fonda la politica, rigetta gran parte di coloro che fanno parte della specie umana dentro il calderone delle vite non politiche, delle vite non politiche. Il gesto, che sarà proprio poi dell'Occidente di età moderna, il gesto della contrapposizione tra l'uomo in quanto essere vivente e tutti gli altri esseri viventi non è stato ancora compiuto. Coloro che non partecipano al Bios, essendo comunque essendo umani, continuano, fanno parte del grandissimo mondo della Zoe, dentro la quale anche le rocce hanno un loro spazio. Bene. Scusate, tenete presente, per capire, insomma, per vedere che cosa significa tutto questo, il modello alternativo, no? Che pure vive agli albori della strutturazione politica dell'Occidente, cioè il modello dell'impero, il modello dell'impero, è l'esatto contrario, diciamo, di tutto. Questo è stato, come dire, formalizzato, riformalizzato in maniera molto grossolana, ancora una volta, di storia, nella vicenda delle polis greche contro il mostro persiano, vero? No? E quindi tutta la mitologia che ci sta accanto. Guardiamo un modello imperiale. Rispetto al modello di cui sopra, che insomma, a un certo punto finisce per prevalere, il modello imperiale comporta alcuni mutamenti di fondo. In primo luogo, la politica non è delimitata, non c'è delimitazione della politica, per cui il titolare legittimo, legittimato in questo caso attraverso la sacralizzazione, l'imperatore sacro, è titolare di decisioni politiche che non comportano una distinzione fra polis e oikos. Può entrare nelle case, non c'è lo spazio immune, La soglia che delimita simbolicamente e anche fisicamente in un certo senso lo spazio della polis dallo spazio dell'oikos, la soglia non esiste, lui la supera, la soglia. In secondo luogo, insieme a tutto questo, non esiste una delimitazione spaziale, dimenticavo di dire nel caso precedente, esiste una delimitazione spaziale dei processi di legittimazione della politica. Non esiste una delimitazione spaziale. L'imperatore sa poco o non sa per niente fin dove si estendono i propri comandi politici, non ce l'ha presente, non ha la dimensione della geografia, nessuno mai gliel'ha proposta, e lui non si sogna di fare domande di questa natura. Quello che si chiede è quali sono i gruppi di individui caratterizzati in qualunque maniera, in maniera etnica, religiosa, culturale, linguistica, eccetera, i quali gli giurano fedeltà, ricevendo in cambio protezione e dando risorse.
per esempio imposte. D'accordo? Sì, la domanda è questa: chi sono i gruppi? Fatemeli venire personalmente, così, così che io stabilisca con loro fisicamente, col corpo fisico di questi soggetti, stabilisca un rapporto di fedeltà, felonia e comunque politico di dominazione. In terzo luogo, e insieme a tutto questo, altro elemento fondamentale è la indeterminazione culturale, linguistica, religiosa di questo spazio di dominazione. L'impero è generoso sotto il modello imperiale, compresi quegli orrendi imperatori persiani, eccetera. Sono generosi sotto il profilo religioso, culturale, linguistico, per esempio delle norme accettate dentro lo spazio imperiale, accogliente, sono compresi vari modi di essere dei soggetti, degli individui, eccetera. La dimensione del diritto ovviamente non esiste, perché l'imperatore decide non secondo la classificazione universalistica dei comportamenti, ma decide caso per caso in un rapporto diretto con il soggetto. Ovviamente in questo caso la dimensione della cittadinanza evapora, è vero, no? Tutti sono cittadini, ma nessuno lo è fino in fondo. In una qualche misura lo sono, perché questi soggetti sono titolari di spazi non delimitati rispetto al potere dell'imperatore, ma negoziati con l'imperatore, per cui è possibile la presenza di forme dell'autonomia che incidono profondamente nell'immagine di queste curiose formazioni politiche. Sto debordando ovviamente, dunque allora decido di fare un balzo in avanti violento, dicendo che sulla base di questioni, i gesti fondanti di questa natura, sulla base di tutto questo si struttura una cosa che noi adesso percepiamo meglio, collocandoci dall'esterno, cioè una tradizione politica occidentale. Io non mi sarei mai permesso di adoperare una locuzione di questo genere qualche anno fa, adesso mi avventuro ad operarla, perché siamo in quella fase di trasformazione violenta, secondo la mia visione delle cose, in cui si fanno i conti con faccende di questa natura e si individuano tradizioni politiche alternative. Sulla base di gesti di questa natura si strutturano tradizioni politiche che hanno, come dire, si traducono in, direbbe un grande medievista del secolo scorso, sperimentazione del potere. Il potere viene sperimentato dentro parametri che poi, certo, si modificano, ma rimangono fondamentalmente questi. Due esempi devo fare, perché li devo fare in maniera anche questa assai schematica, saltando una fondamentale sperimentazione del potere, assolutamente fondamentale, la devo saltare, nonostante siamo in questo edificio in cui questa sperimentazione del potere a cui faccio riferimento, quella della romanità, viene studiata per 3-4 esami di diritto romano, istituzioni di diritto romano.
eccetera, eccetera. Bisogna saltarla per andare a vedere come questa questione che la romanità pone, è vero, no? È possibile una declinazione della cittadinanza e della delimitazione della politica in cui i soggetti non partecipano, non possono partecipare fisicamente alla, alla decisione politica, eh? Voglio dire, l'impero romano non c'ha la corona, è vero, no? L'impero romano è uno spazio straordinariamente delimitato, i processi di partecipazione, se ci sono, non possono che essere straordinariamente mediati intorno a questo. La Repubblica, il Senato che confligge con i popoli italici, e poi la questione dell'impero, e poi la questione che l'impero riesce a porre in una qualche misura contro, il Senato e il repubblicanismo, il repubblicanesimo romano, quello della, di una cittadinanza che si acquisisce, no? Beh, allora, tenete presente che ad un certo punto tutto questo, insomma, finisce e poi riprende. Collochiamoci in un modello alternativo, che è quello forse che ieri è stato discusso da Violante, eccetera, quello, diciamo, di un mondo, del mondo della crisi del potere di Aria Vasta, tenete presente, la crisi dell'impero carolingio, e poi in piena età moderna il configurarsi dei cosiddetti stati moderni, c'è una lunga fase, anche questa, di sperimentazione del potere, in cui il concetto di cittadinanza e di delimitazione della politica si pone in maniera diversa, ma con riferimento a questi gesti fondatori a cui abbiamo fatto cenno prima, ovvero sia la questione del rapporto fra la sovranità, da un lato, e la cittadinanza, dall'altro. Nel mondo della polis, in ogni caso, era individuabile una monopolizzazione della decisione politica. L'agorà era il soggetto monopolista della decisione politica, che valeva sull'intero spazio definito politicamente, per esempio lo spazio dell'Atene del tempo. La sperimentazione della politica che medievale è di grande, straordinario momento, perché si lotta col problema della coesistenza di una forma della sovranità e della diffusione della decisione politica. Da un lato c'è il sovrano, dall'altro questo sovrano non è monopolista della decisione politica. Dove sta la decisione politica? La decisione politica si rifugia, in una qualche misura, si viene trattenuta da quello che noi chiamiamo i corpi, concetto di corpo, insieme sociale dotato di vertebrazione di natura istituzionale. E quindi le città, le corporazioni, i villaggi, spazi di ogni dimensione si danno il diritto alla institutio universitatis, l'universitas, un concetto giuridico, insomma, diffuso nel tempo, è una comunità, ripeto, che è corpo, che si fa corpo, facendosi corpo trattiene presso di sé
della decisione politica. Che ci fa il sovrano dentro un mondo in cui la decisione politica si frammenta fra i corpi e la cittadinanza ovviamente è la partecipazione ad uno di questi corpi in una posizione di partecipazione al processo decisionale. Che ci fa il sovrano? Intanto tenete presente che il sovrano non se ne sta muto a guardare tutto questo, i processi sono dinamici, i processi sono terribilmente conflittuali e hanno, come dire, producono discorsi sulla politica e sul diritto. Il sovrano si rifà alla tradizione imperiale romana e dice: tutto il mio spazio è demaniale, tutto lo spazio su cui io esercito sovranità è pubblico, quindi fa riferimento alla sovranità, e viene momentaneamente concesso ai corpi perché loro lo governino, quello spazio che è sociale ed è fisico. D'accordo? Questa è una concezione romanistica del diritto e della cittadinanza, che naturalmente fa del sovrano l'elemento fondante del processo politico, nel mentre i corpi sono elementi derivati, e quindi la cittadinanza è derivata da una deprivazione che il sovrano fa di poteri a lui strutturalmente appartenenti. La concezione germanistica è tutto il contrario. Che cos'è la concezione germanistica? Che i giuristi dibattono, cioè la concezione germanistica è il carattere primordiale dei corpi. I corpi sono prepolitici, esistono di per sé e quindi fondano la dimensione della sovranità attraverso un processo decisionale loro, che sta dentro lo spazio decisionale dei corpi, che individuano uno fra i corpi presenti in uno spazio come titolare di sovranità, la cui funzione è la pace. Lo spazio politico uguale pace. Il sovrano esiste nella misura in cui garantisce che non ci siano conflitti laceranti fra i corpi, ciascuno dei quali ha le proprie cittadinanze, i propri processi decisionali. Se il sovrano non è in grado di garantire la pace, non ha territorio. Territorio è uguale a pace. Avete presente che nello spazio politico europeo ne succedono di tutti i colori, perché evidentemente corpi di questa natura fanno fellonia, è vero, no? Entrano dentro lo spazio di altri sovrani, c'è una negoziazione attivissima di questi processi di riconoscimento della sovranità. Bene. Che cosa ad un certo punto succede, se non, lasciando perdere chi ha ragione, non ha nessuno ragione ovviamente dei due, il problema è che c'è un processo complicato e conflittuale, è vero, no? Fra diversi modi di concepire lo spazio della politica sulla base dei gesti fondativi a cui abbiamo fatto riferimento. Ad un certo punto succede una cosa straordinaria, ovvero sia il sovrano produce autonoma volizione. Mi spiego, il sovrano nella concezione germanistica, cioè colui che ha il territorio uguale pace, il sovrano non vuole, il sovrano garantisce che le volizioni dei corpi siano compatibili fra di loro. Questa è la funzione del sovrano. Il sovrano che volesse sarebbe un sovrano illegittimo, metterebbe immediatamente in ballo la propria legittimità, non uscirebbe dallo spazio assegnato
a lui è vero, ma ad un certo punto il sovrano comincia a volere. Voi sapete, Michel Foucault ad un certo punto comincia a dire nasce la biopolitica. Il sovrano comincia a concepire che la felicità sulla terra è impossibile, che nessuno dei corpi è in grado di produrre felicità per l'intero suo spazio politico, che questa è una funzione che lui deve assumere e la assume cominciando a definire obiettivi riguardanti, attenzione, non il bios, ma la zoe, la vita, e quindi la salute, il benessere, la riproduzione, l'economia e i mercantilismi. E nel far questo risuscita in funzione protagonistica un vecchio aggeggio che la romanità aveva prodotto, ovvero sia la legge scritta. Teniamo presente, la legge scritta naturalmente non è mai morta. Il punto è che ad un certo punto la legge scritta, il diritto positivo che incorpora l'abolizione del sovrano, il diritto positivo comincia a diventare protagonista della configurazione dello spazio politico. E nel far questo il sovrano cerca legittimazione. È un problema enorme per lui, perché producendo volizione con diritto nuovo, e il diritto nuovo è di per sé illegittimo, secondo alcune concezioni, producendo questa volizione, lui mette in discussione la propria legittimità e quindi ha bisogno di rilegittimarsi, nel mentre produce volizione nuova e diritto nuovo, positivo. Comincia ad emergere la figura del sapiente esperto, non del filosofo, ma comincia ad emergere la figura di un soggetto titolare di un capitale sociale universalizzante sotto il profilo dei propri saperi, a cui il sovrano si rivolge perché la produzione di diritto proprio di volizione sia ancorata non ad uno spazio di interessi particolari, eccetera, ma allo spazio universale di un sapere che sostiene la legittimità politica del sovrano. E quindi il sovrano si rivolge agli aritmetici politici che emergono, gli aritmetici che non ragionano di nuvole, ma ragionano di società, di numeri. Comincia a rivolgersi al sapere medico per vedere come impedire le epidemie, come si creano gli ingegneri, il problema della viabilità, è vero, no? La portualità, tutto questo comincia a configurare un altro tipo di spazio politico in cui, questo è il tentativo, l'abolizione non si configura come oggetto di l'abolizione del principe, in rapporto alla biopolitica, non si configura come spazio dentro il quale è possibile dibattere politicamente, ma si configura come spazio netto. Io decido sulla base di saperi universalistici, i quali configurano ambiti non di cittadinanza. La politica, guardate un po', la politica nuova, la politica dell'abolizione del principe si presenta come antipolitica. Io mi legittimo
togliendo di mezzo questi spazi di volizione principesca sostenuta dai saperi esperti, dal dibattito delle politiche, della politica politicante, della politica dei corpi, della politica degli interessi, eccetera, no? Tentativo, come voi sapete, che è sotto attacco violentissimo da parte dei filosofi, è vero, no? I quali ritengono che questa configurazione, i corpi che decidono su spazi di loro determinazione e la biopolitica in mano al principe, che questa configurazione sia una configurazione deleteria e caratterizza ciò che si chiamerà l'antico regime. L'antico regime è questo: la cittadinanza rifugiata nei corpi, i corpi che decidono su spazi particolari, particolaristici, ognuno per i fatti suoi, è vero, per cui i più potenti possono decidere meglio a scapito di coloro che non hanno potenza politica, nel mentre il principe diventa il garante e il titolare di uno spazio sottratto alla politica. Voi sapete quale sarà la soluzione, sarà la distruzione dei corpi e la riconduzione dello spazio della biopolitica dentro lo spazio della politica. Ciò di cui parlava il principe viene restituito ai soggetti che si individualizzano distruggendo i corpi. È l'Ottocento che comincia a porre, qua concludo, problemi direi ingestibili, perché anche oggi abbiamo a che fare con questi problemi. I grandi pensatori reazionari e conservatori dell'Ottocento sono stati straordinariamente efficaci nell'individuare questi problemi. Prendete Tocqueville, è vero, no? Il corpo rispetto al sovrano schermava l'individuo dal potere. Il corpo che non esiste più, che cosa comporta nel rapporto fra sovrano nudo ed individuo nudo, non coperto dal corpo e protetto dalla Costituzione, dalle geometrie costituzionali che fra 700-800 si mettono in piedi. Nell'immaginazione della immagine di Tocqueville, questo è, diciamo, lo sbocco di tutto questo, totalitarismo, così lo chiama, cioè la politica che si ritotalizza, la politica che non ha delimitazioni, la politica che ignora gli spazi immuni, la politica che entra nelle case. L'Ottocento in una qualche misura resiste tutto questo attraverso lo stato minimo. Sapete, no? Nell'Ottocento il sovrano, lo spazio della sovranità è uno spazio delimitato, ma capite, nel secondo Ottocento questo spazio torna a dilatarsi enormemente. I processi reali comportano la rimessa nello spazio pubblico di temi come la salute, la povertà, la disperazione sociale, la previdenza, eccetera. E la politica si riallarga. E come si delimita
una politica fatta così in assenza di corpi. Com'è possibile riproporre una qualche forma di distinzione fra oikos e agora, fra zoe e bios? Concludo attraverso una lode al modo in cui i 30 gloriosi, 30 anni fra la fine della seconda guerra mondiale e la crisi mondiale, diciamo, no? Di metà degli anni 70, una lode alla configurazione politica che viene raggiunta faticosamente attraverso complicati processi di sperimentazione del potere che passano attraverso i terribili primi decenni del Novecento, a come questa configurazione ha tentato in una qualche misura di risolvere i temi a cui abbiamo accennato. In primo luogo, come i soggetti si rapportano al potere, i soggetti mal protetti dalla dimensione del diritto, e come si rapportano al potere, attraverso, non scaricando direttamente sul potere politico, perciò si legittima, non scaricando le proprie domande, pulsioni, interessi infinitamente molteplici, ma strutturati in programmi, in linee, in ideologie, chiamiamole come vogliamo, che hanno una dimensione istituzionale ben precisa, i grandi partiti di massa. I grandi partiti di massa erano uno strumento fondamentale di, come dire, organizzazione della domanda politica che permetteva al titolare di potere politico di comporre una propria agenda delle cose su cui decidere. Tenete presente adesso cosa succede, però, no? Sulla politica si scaricano infinite contraddittorie pulsioni e domande rispetto a cui il potere si presenta o impotente o onnipotente. Sceglie di conoscere una posizione. In secondo luogo, la delimitazione dello spazio della politica. La politica dei 30 gloriosi non è onnipotente, è delimitata. È delimitata da chi? Da due elementi fondamentali. In primo luogo, la statualità. La statualità che si traduce, per esempio, negli istituti di garanzia presenti in tutte le società occidentali e nella pubblica amministrazione. Parentesi, in Italia da questo punto di vista tutto questo è debolissimo, è vero, no? Lo sappiamo, che gli istituti di garanzia sono deboli, sono in ritardo, che la pubblica amministrazione è terreno di pascolo della politica politicante, eccetera. Però tenete presente che nel modello occidentale amministrazione e statualità contano, e amministrazione e statualità, tra l'altro prodotta attraverso grandi e prestigiose scuole, processi di autoidentificazione degli amministratori con un orgoglio della propria posizione costituzionale, si tratta di una posizione costituzionale della pubblica amministrazione, gli amministratori custodiscono uno spazio non contendibile in politica. I partiti si possono alternare, ma c'è uno spazio non contendibile, sorvegliato dall'amministrazione, sorvegliato dagli istituti di garanzia. In secondo luogo, l'amministrazione
che non custodisce saperi specifici, ma custodisce il sapere della statualità, si fornisce dei saperi specifici che servono a individuare lo spazio non contendibile della politica, ma soggetto a decisioni, lo fa attraverso il rapporto con i saperi esperti certificati dallo Stato. Ci sono saperi certificati dallo Stato, ingegneri, medici, fisici, agronomi, urbanisti, financo gli storici in una qualche misura, i quali saperi, essendo certificati dallo Stato, e come dire, alimentati anche attraverso gli stipendi e i progetti di ricerca dallo Stato stesso, sono di per sé universalizzanti, non possono essere parte del processo, direttamente del processo politico, e quindi tengono a bada la tendenza della politica politicante, dei grandi partiti, ad invadere quegli spazi decisionali. Quindi c'è uno spazio in cui si decide, ma non si decide in politica, si decide attraverso l'amministrazione, gli istituti di garanzia e i saperi esperti, e poi esiste uno spazio della politica affidato ai grandi, in sostanza ai grandi partiti di massa. Financo l'economia, da questo punto di vista, è uno spazio che è stato in una qualche misura neutralizzato. John Maynard Keynes, il più grande economista del Novecento, è il rappresentante di questo processo di neutralizzazione della decisione politica in economia, su cui adesso tutto questo configura un modo particolare di essere della cittadinanza, ovviamente, la quale ha due agganci distinti: da un lato l'aggancio alla statualità e dall'altro l'aggancio alla dimensione politica, dei partiti. Una cittadinanza soltanto statuale si presentava come una cittadinanza monca, si era cittadini da un lato agganciandosi alla dimensione neutra della statualità, dall'altro partecipando direttamente a questi corpi semipubblici, perché i partiti di massa avevano una configurazione in una qualche misura costituzionale, agganciandosi a questi corpi semipubblici. Vedete, una cittadinanza bastarda, ma in una qualche misura funzionante dentro una agorà che non aveva lo spazio all'interno di Atene, ma aveva lo spazio delle grandi formazioni politiche occidentali. Io ho una grande nostalgia per questo tipo di configurazione. In una qualche misura ci ho partecipato quando avevo la vostra età, anche perché non, mi sembra non vederne altra oggi, se non in questa direzione, nella direzione cioè della messa in discussione dei fondamenti. Se io credo che alcuni gesti fondativi della tradizione politica occidentale oggi vadano messi in discussione. Io credo che la distinzione fra bios e zoe, con tutta una tradizione del diritto, il diritto soggettivo, il diritto che fa capo ad un soggetto umano dotato di cittadinanza, ad esclusione di tutto ciò che sta fuori di questo perimetro, che è il diritto dell'Italia, io credo che questo gesto fondativo vada ripensato. E oggi la discussione è accesissima su di questo. Io credo che il professor Ghirotto avrà da dire delle cose, per esempio, su questa appendice finale questo scolloquio, la dichiarazione dei diritti dell'uomo,
1948, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, dell'uomo, siamo ancora lì, vero? Ad esclusione di tutta una tradizione che pure precedente aveva di qualche misura più contenuto, lo ius in re. Il mondo romano esisteva anche il diritto delle cose. E nel 2010 è stata depositata all'ONU un documento redatto in termini giuridici che è stato firmato da centinaia di migliaia di persone. Si chiama la Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra. La Dichiarazione Universale di Diritti che non siano solo i diritti soggettivi attribuiti a questo animale uomo, il quale viene concepito in maniera curiosissima come animale che vive naturalmente in uno scambio biochimico fondamentale col resto del mondo, ma il cui scambio biochimico viene violentemente escluso, non viene visto, è vero, no? Nella costruzione di questa soggettività politica. Oggi il fatto che la storiografia si interessi ormai direttamente, c'è una storiografia degli animali, c'è una storiografia delle piante, c'è una storiografia dell'ambiente, c'è una storiografia di che cosa significa che tenta di lottare corpo a corpo sul significato possibile, diciamo, di una reinclusione dentro la dimensione della politica di una soggettività che non è di questa natura così occidentale, vero, no? La soggettività del cittadino maschio, eccetera. Una soggettività più diffusa, da questo punto di vista mi sembra una prospettiva interessante. Là, se potete, leggete gli scritti di personaggi come Bruno Latour, eccetera, che hanno come oggetto fondamentale una soggettività di tipo diverso, è la actor network subjectivity, cioè l'attore che dal corpo senziente e politico dell'individuo si sposta verso i suoi nessi con gli altri e con l'ambiente. E una soggettività di questo genere pone problemi di natura giuridica, di natura politica, straordinariamente importanti, e ci permette forse di cominciare a vivere dentro un mondo che ci sbatte in faccia problemi che la soggettività e la cittadinanza politica occidentale non, io credo, è in grado di affrontare. Scusate la lunghezza. Posso applaudire io? Adesso Mario se lo dirò pubblicamente. Farò allora, pubblicamente mentre tutto. Introduco il professore Ingravallo che ha preparato le slide, ringrazio, perché ho detto che insomma la presentazione del professor Salvemini era tutt'altro che rituale, con il suo consueto rigore, anzi ci ha fornito degli strumenti ancora più preziosi, andando ben al di là, anzi, di quello che era l'argomento che gli avevamo proposto, perché ecco, ci ha spiegato come la cittadinanza non soltanto appartiene, è radicata nella tradizione occidentale, ma come attraverso tutta la storia di questa costruzione della cittadinanza dobbiamo stare attenti ai soggetti, a chi si definiva cittadino, a chi aveva i diritti,
diritto ad avere diritti, quali erano questi diritti, e tutti questi passaggi sono stati passaggi anche frutto di conflitto, di violenza. Quindi ci ha invitato a guardare a questa costruzione e al punto d'approdo massimo. Ecco, sono d'accordo con quello che diceva il professor Salvemini, quello dei 30 gloriosi, ma anche ricordo il costituzionalista importante Ferrara diceva le costituzioni del secondo dopoguerra sono forse il punto massimo di arrivo di questa vicenda. E come concludendo il suo libro Tony Judd, famoso postulato in Europa, sosteneva in fondo dobbiamo fare i conti in tutto il mondo con quello che è una tradizione occidentale e che anche dentro l'Occidente ha avuto chi l'ha sfidata, chi l'ha criticata, chi l'ha messa in discussione. Per cui è vero, adesso riprenderà il filo del discorso il professor Ingravallo partendo anche da quella famosa dichiarazione, però ecco, in tutto il mondo si fa i conti anche con le critiche che noi stessi abbiamo prodotto a quella tradizione. Per cui è un gioco particolare, no? Questo. Diritti, quelli delle costituzioni del dopoguerra, che fondevano la questione dei diritti con quella dell'uguaglianza, diceva Ferrara, che, diritti e uguaglianza che non si arrestano di fronte alla ragione di Stato, ai vincoli derivanti dalla congiuntura economica e ai cancelli delle fabbriche. Diritti universali, perciò non bilanciabili con principi, valori, pretese che impongano una loro amputazione. Eguaglianza che è lungi da implicare appiattimenti o da omologare irripetibili individualità della specie umana, assicuri il libero sviluppo di ciascuno e di tutti. Eguaglianza che nella dimensione politica non ammetta distinzioni tra governanti e governati, se non strettamente connessa all'esercizio rigoroso di funzioni irrevocabili sempre e che si ponga come orizzonte non oscurabile dei contenuti e dei fini delle decisioni. Diritti ed eguaglianza che mai arretrino di fronte al potere, ovunque si annidi, comunque si vesta, perché al potere, che è sempre altro da sé, si oppone la democrazia, che del potere tende alla frammentazione. Questa frase, come altri materiali, comunque li metteremo a disposizione, ma quello che volevo sottolineare è proprio questo problema. Ecco, partiamo da qui, da risultati che sono quelli che ci descriverà nella sua relazione, sono diventati un patrimonio del diritto internazionale, per noi della nostra Costituzione, in parte anche del diritto internazionale, dove però sin da quella vicenda, quella della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, ma anche nella società delle nazioni, altri popoli, altre civiltà cercavano di portare il loro punto di vista, no? E in parte ci sono riusciti, in parte no. Adesso ci spiega lo stato dell'arte il professor Ingravallo, docente di diritto internazionale, insegna all'Università di Taranto. La sede di Taranto, diciamo, della nostra università. Sì, io ti ringrazio dell'invito, devo anzitutto esprimere tutta la mia ammirazione. So che di solito si fa, tu dicevi, hai iniziato dicendo le prassi accademiche o altro, di solito si fa, che chi ha parlato esprime ammirazione per chi ha parlato prima, ma ti assicuro che è un'ammirazione sincera, perché diciamo, riuscire a rendere con quella vividezza, a parte un percorso storico, ma anche una serie di questioni molto, molto complesse, insomma, mi è davvero molto, molto piaciuto. E devo dire che, appunto, sarete appassionati a quello, io devo essere, ahimè, poco, diciamo, non sarà così, così interessante, perché io vado su discorsi un po' più cinici, diciamo, del quotidiano, considerato che la mia materia che insegno, il diritto internazionale, è una materia che tende a, diciamo, regolamentare i rapporti tra gli stati. E non esistono soggetti più cinici degli stati quando si tratta delle relazioni internazionali, perché gli stati perseguono il loro interesse, l'interesse dei loro governi, l'interesse delle loro popolazioni, l'interesse delle loro imprese. Quindi poi andare a considerare, diciamo,
una normativa internazionale vuol dire andare a considerare qualcosa che è il frutto di soluzioni discusse, negoziate, di compromesso tra gli Stati. Mi aiuterò grazie a qualche slide che ho chiesto a mia moglie di ingentilire, che io ero semplicemente bianco e nero, tipo manifesto morto, avrei mi ha dato una mano mettendo anche un po' di colore. Quando li ha viste dire tu li vuoi uccidere, già il sabato mattina ti devono sentire più le slide brutte, allora diciamo così almeno sono un poco più garbate. Guardate il titolo: diritto alla cittadinanza e diritti della cittadinanza nella dimensione internazionale e sovranazionale. E già fin qua possiamo pigliarci un corso universitario, perché diritto alla e diritti della, e poi nella dimensione internazionale e sovranazionale quando si parla di cittadinanza europea, no? Sulla quale anche dirò qualche cosa. E giusto per non farci mancare niente, dalla Dichiarazione Universale alla Carta dei Diritti dell'Unione Europea. Io, diciamo, l'ho scelto io, ma perché quando mi hanno chiesto di parlare di questo corso, ho detto, allora ci sarà questo profilo, per cui per i profili giuridici te la vedi tu. E quanto tempo ho? Mezz'ora. Ah, a posto. Quindi voglio dire, sono cose che invece richiedono molto approfondimento, per cui io andrò per, per punti. Se qualcosa non vi dovesse risultare chiaro, ditemelo ovviamente, perché ovviamente io non... ho cercato di renderlo il più semplice possibile, ma ecco, ci sono problemi davvero complessi attorno a questo discorso della cittadinanza. La nozione di cittadinanza è, alla luce anche di tutto il discorso che ha svolto il professor Salvemini, di altre cose che sono state dette e che saranno dette in questi giorni di lezione, la nozione di cittadinanza segnala l'appartenenza di una persona ad uno Stato. Insomma, oggi si dice cittadinanza, in passato si parlava di sudditi, no? I sudditi erano coloro che erano sottoposti al potere di governo del loro Stato, inteso come Stato moderno, Stato contemporaneo. La cittadinanza ci aiuta anche a distinguere cittadino e straniero, cioè il possesso giuridicamente dello status di cittadinanza designa un gruppo, una persona, un gruppo di persone. Le altre, coloro che non possiedono quella cittadinanza, sono in quel momento, in quello stato, in quel contesto storico, sono stranieri. Quindi oggi, che abbiamo circa 200 stati nel mondo, pur con alcune incertezze rispetto alla... specifiche situazioni, noi siamo cittadini italiani e siamo stranieri per 199 stati, e così, se consideriamo gli altri 199 stati, avremo i cittadini francesi, estoni, marocchini, bengalesi e così via, che sono cittadini del loro stato e sono stranieri negli altri stati. Non è una questione se questo sia giusto o sia sbagliato, è così e basta, non dobbiamo andare a discuterne l'appropriatezza. Questo è il sistema nel quale ci troviamo a vivere. Ed ecco, rispetto il rapporto che lo Stato ha rispetto ai cittadini è diverso dal rapporto che lo Stato ha rispetto agli stranieri che sono sul suo territorio. Paradossalmente gli stranieri dovrebbero essere trattati meglio rispetto ai cittadini, proprio perché lo straniero è, ecco qui in maniera molto cinica, è una pertinenza del suo Stato. Quindi se lo Stato italiano maltratta lo straniero, non so, cittadino brasiliano, cittadino canadese, cittadino neozelandese, sta offendendo lo Stato di appartenenza di quella persona. Quindi uno Stato può chiedere allo straniero, può comportarsi nei confronti dello straniero chiedendogli qualche cosa che è commisurato alla intensità del legame che lo straniero ha con lo Stato in cui si trova. Quindi se uno straniero si trova in Italia per dire per turismo o per studio, oppure ci vive, oppure c'ha la residenza, oppure vi acquista un immobile, oppure a seconda della intensità dell'attacco dello straniero con lo Stato,
lo Stato è legittimato a chiedergli un livello di, come posso dire, rispetto delle sue regole più o meno intenso. Anche questo banalizzo molto. Allora, c'è differenza tra il diritto ad avere una cittadinanza e il diritto a scegliersi la cittadinanza. Il diritto internazionale tutela il diritto ad avere una cittadinanza, non c'è nessuna tutela invece per quanto riguarda il diritto a scegliere quale cittadinanza avere. Si, come posso dire, gli stati, ognuno nella propria autonomia, determinano chi è proprio cittadino, in base a quali criteri, in base a quali elementi un determinato individuo è o non è un proprio cittadino. Quindi è un proprio cittadino oppure è uno straniero. Questo è confermato dalla norma della Dichiarazione Universale dedicata alla cittadinanza, che è l'articolo 15, che ho voluto riportare per intero. Dice l'articolo 15: ogni individuo ha diritto a una cittadinanza, nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Quindi, quali sono i profili essenziali di questa disposizione? Tutte le persone hanno diritto a una cittadinanza e a nessuno può essere tolta arbitrariamente, quindi non è che non può essere tolta la cittadinanza, però deve essere fatto in maniera legittima, non arbitraria. Per arbitrariamente potremmo dire che deve essere una decisione presa in conformità alla legge, ma ogni Stato si dà la sua legge in materia, né del diritto di mutare cittadinanza. Ora, questo, possiamo dire, include appunto quello che ho accennato essere il diritto ad avere una cittadinanza. Non c'è traccia del diritto a scegliersi una cittadinanza. Mettiamo che io abbia piacere di essere cittadino islandese, non dipende da me. Devo vedere un po' se, rispetto alla normativa islandese, rientro nelle condizioni che, in base a quella legge, lo Stato islandese ha per consentire a qualcuno di acquisire la sua cittadinanza. Ora, la disciplina giuridica della cittadinanza, appunto, è quindi un discorso che rientra esclusivamente nella competenza statale. 200 stati, andiamo così, circa nel mondo, 200, potenzialmente 200 legislazioni diverse al mondo in materia di cittadinanza. E quindi, diciamo, volendo individuare i percorsi attraverso i quali viene attribuita la cittadinanza, i due principali sono quelli della cittadinanza iure sanguinis e della cittadinanza iure soli. Si acquisisce la cittadinanza per discendenza, il figlio del cittadino, il figlio della cittadina è cittadino, oppure si acquisisce la cittadinanza perché si nasce su un determinato territorio. Legittimo è l'uno, legittima è l'una procedura, una scelta, un'opzione, legittima è l'altra. Ogni Stato legittimamente adotta una propria normativa che prevede che l'acquisizione della cittadinanza propria avvenga secondo certe regole oppure secondo altre. Conosciamo, immagino, la situazione italiana, sappiamo che il bisnipote del nonnino emigrato 150 anni fa in Argentina, italiano, che magari non è mai stato in Italia, non ha legame con l'Italia, ma essendo discendente diretto del nonnino di cittadinanza italiana dato tanti anni fa, l'altro, anche egli, essendo discendente diretto, quindi figlio del figlio, anche egli ha diritto alla cittadinanza italiana. E poi gioca a calcio, si acquisisce, magari si trova ancora più facilmente questo legame, ma sono discorsi di opzioni di tipo politico e forse anche del denaro che gira. E magari invece qualcuno che, diciamo, nato sul nostro territorio e cresciuto già a lungo,
può aspirare magari a diventare cittadino italiano, ma non lo è, o non lo è ancora. È giusto, è sbagliato? Diciamo, dal punto di vista del giurista non conta se è giusto o sbagliato, conta è legittimo o non è legittimo, è conforme alle regole o non è conforme alle regole. Poi sono le chiacchiere, diciamo, da bar dove si può discutere della legittimità o meno. Quella è la legge, nel nostro caso la legge italiana, è quella che va applicata. Ci sono poi legislazioni che prevedono dei mix, no? Una possibilità di temperare questa distinzione così rigida, iure soli, no? Si acquisisce la cittadinanza perché si nasce sul suolo dello Stato, o iure sanguinis, si acquisisce la cittadinanza per discendenza, si possono trovare varie formule miste, dove magari c'è un approccio che poggia sull'ius sanguinis e però anche da una qualche rilevanza alla presenza della persona per un certo periodo di tempo sul territorio o qualche altro elemento. Discussione in questi anni in Italia, come sono ius culturae, no? Di cui anche si parla. Ma andando altrove, se noi andiamo a leggere, non so, la normativa irlandese, la normativa statunitense, la normativa di qualche altro Stato, potete trovare lì un approccio fondato sullo ius soli, che però è stato in parte temperato per evitare una specie di truffa al fine di acquisire la cittadinanza, o almeno così sono stati definiti. Ora, definiti questi punti, che cosa vuol dire cittadino, cosa vuol dire straniero, competenza esclusiva dello Stato a definire chi è il suo cittadino e le regole per acquisto della cittadinanza, e noi abbiamo nella Costituzione italiana, che già per l'epoca era molto avanzata, abbiamo una serie di norme che si occupano, proprio nella parte iniziale, quella dei principi della Costituzione, una serie di norme che si occupano, riconoscono ai cittadini determinati diritti, agli stranieri determinati diritti e agli esseri umani determinati diritti. Cominciamo allora, attraverso la Costituzione italiana, a vedere come sulla distinzione cittadino-straniero progressivamente è andata a sovrapporsi la disciplina della tutela dei diritti umani. Tutela dei diritti umani che conferisce dei diritti all'essere umano in quanto tale e quindi prescinde dalla appartenenza attraverso la cittadinanza ad uno Stato. Se riconosco il diritto umano, riconosco il diritto dell'essere umano. Viene poi dopo il discorso italiano, straniero o all'opposto, tedesco o straniero o non lo so, sudafricano o straniero. Vediamo rapidissimamente le norme in questione della nostra Costituzione, poi vi dirò anche un altro fatto, poi vado avanti, se trovo. Ecco. Ecco, allora, se mi aiuta. Dunque, spero che riusciate a... No, non è apparsa sullo schermo. Allora ve lo leggo così l'articolo, oppure vi giro il computerino qui lo schermo. Dice articolo 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Quindi, articolo 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, diritti umani. Articoli 3 e 4 invece sono focalizzati sul cittadino. Articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e così via. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Quindi, dopo aver dichiarato l'articolo 2, i diritti dell'uomo in quanto tale, gli articoli 3 e 4 fanno riferimento, impegnano la Repubblica nei confronti dei cittadini. Allora, portato a dire, e gli stranieri? Vediamo l'articolo 10 e poi torno a dirvi perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, direi per fortuna, sanato questo tipo di distinzione. Dice l'articolo 10,2: la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
la condizione giuridica dello straniero, quindi come lo straniero deve essere trattato in Italia, è regolata dalla legge, ma la legge non può fare ciò che vuole. La legge deve essere conforme alle norme internazionali. Le norme, quindi qui entro il campo io, no, alle norme del diritto internazionale. E poi lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica. Quindi discorsi anche recenti in merito ai diritti degli asilanti, dei rifugiati, di coloro che scappano da situazioni di guerra o di diciamo, rischio per la loro incolumità per motivi vari. Il diritto di asilo è riconosciuto nella Costituzione, qualche volta politici dovrebbero anche leggere la Costituzione e ricordarsi che giurano sulla Costituzione quando fanno, soprattutto quando fanno i governi. Allora, se noi guardiamo la Costituzione italiana ci troviamo dinanzi a questa distinzione, no? Queste? Sono tornato? Ecco. Articolo 2, diritti umani, articoli 3 e 4 per i cittadini, articolo 10 per gli stranieri. In realtà la nostra Corte Costituzionale, anche sulla scia dello sviluppo internazionale dei diritti umani, ha detto che i diritti previsti dagli articoli 3 e 4 sono diritti dell'essere umano, non sono diritti solo del cittadino. Quindi la visione del 48 di prevedere un trattamento diciamo, specifico per i cittadini rispetto agli stranieri, in realtà, grazie anche a quell'articolo 10, quindi l'impatto delle norme internazionali sulle norme interne, quindi vado su cose un po' tecniche, spero di non perdere la vostra attenzione, attraverso questo, quella cosa che dicevo, senza distinzioni basate, senza discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, sulla opinione religiosa e quant'altro, è ormai applicabile nei confronti degli esseri umani in quanto tali. E allora, ecco che a partire da quella dichiarazione universale del 48 si è sprigionata una quantità di norme internazionali a tutela dei diritti umani e quindi a fronte della norma internazionale c'è l'obbligo per lo Stato di garantire, tutelare, assicurare il beneficio dei diritti all'essere umano, all'individuo. Questo ha ridotto la distinzione tra cittadini e stranieri, ma non l'ha eliminata. Qualcuno in maniera un po' utopistica può dire che la distinzione non c'è più, i diritti umani sono una specie di coperta che include sotto la loro tutela tutti. Ma io devo fare il cinico perché il mio mestiere me lo impone e se devo guardare alla dimensione internazionale, cioè a un sistema di regole applicabili alle Mauritius, così come nel Mali, così come in Turkmenistan, in Spagna o in Colombia, devo dire che là, per quanto vi sia stata un'ampia affermazione, un ampio sviluppo dei diritti umani, rimangono però delle distinzioni ed è legittimo che gli stati possano distinguere tra la condizione giuridica dei cittadini e la condizione giuridica degli stranieri. Ora magari vista dal continente europeo questo può sembrare strano, per fortuna abbiamo uno standard più elevato nella tutela dei diritti, è distante, ma allora in che modo lo svilupparsi, l'affermarsi dei diritti umani ha inciso sulla quel termine che trovate domestic jurisdiction degli stati, vuol dire semplicemente sulla sovranità statale, sulla competenza esclusiva dello Stato a fare quel che vuole in termini di cittadinanza. In primo luogo abbiamo delle norme
che incidono sulla attribuzione e sulla sottrazione della cittadinanza. Ogni Stato è libero di attribuire come vuole o di togliere come vuole la cittadinanza, però vi sono delle norme sui diritti umani che attutiscono questa diciamo, assoluta libertà. Per esempio, occorre evitare casi di apolidia, cioè togliere la cittadinanza a qualcuno con la conseguenza che quel qualcuno divenga apolide, non si può fare, perché l'apolide è colui che, non essendo cittadino di nessuno Stato, non potrebbe chiedere una tutela, un'assistenza ad alcuno Stato in caso di problemi. E quindi mettere una persona in quella condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla apolidia è un limite. Si può togliere la cittadinanza a qualcuno, per esempio il Montenegro: se qualcuno diventa cittadino italiano, perde la cittadinanza del Montenegro, e lì non ci sono problemi, perché comunque si passa da una cittadinanza di uno Stato alla cittadinanza di un altro. Ma privare una persona di cittadinanza, sì, è semplice, quindi rendendola apolide, invece non si può fare, perché andrebbe appunto contro il diritto della persona. Poi ci sono delle regole internazionali che disciplinano l'ammissione e l'allontanamento degli stranieri, tema quanto mai caldo neanche nella nostra vita politica. Lo straniero che è irregolarmente sul territorio dello Stato non ha diritto a starci, però bisogna verificare la condizione di irregolarità e bisogna espellere nel rispetto dei diritti umani della persona. Quindi sono vietati i cosiddetti respingimenti di massa, sono vietate ovviamente le chiusure dei porti e altro dal punto di vista giuridico. Poi dal punto di vista politico ognuno può avere l'idea che vuole, ma una volta che la persona è nelle acque territoriali italiane va verificata l'identità della persona, la condizione sanitaria in cui si trova la persona, il perché quella persona si trova su quella nave in quel determinato momento, e se quella specifica persona fa richiesta di asilo, la nostra Costituzione dispone che il diritto di asilo è un diritto riconosciuto allo straniero che è nel paese, eccetera, eccetera. E se la persona non ha diritto a stare sul territorio italiano, la persona può essere espulsa. Ma anche la modalità di espulsione deve essere una modalità di espulsione rispettosa dei suoi diritti. Sono vietate, insomma, le cosiddette espulsioni di massa. Dice: pigliamo gli zingari, mettiamoli sopra un aereo e mandiamoli in Romania. Quanto parla questo alla nostra pancia, eh? Quanto parla? Non è legittimo, perché viola integralmente il diritto di quella comunità. Se c'è la specifica persona che per le sue caratteristiche, per la sua vita penale, per le sue... rispetto a quella persona si può adottare un provvedimento di espulsione. Non si può fare l'espulsione collettiva, l'espulsione di massa. Perché? Perché è vietata dalla normativa internazionale, che è vincolante per il nostro Stato. L'altro aspetto sul quale incide è quello su come trattare categorie vulnerabili di stranieri. L'ho detto anche prima: se lo straniero è, non so, un omosessuale dichiarato che ha che rischia se nello Stato di cui è cittadino le persecuzioni per quel motivo, se è una persona che ha diritto ha bisogno di cure mediche, se è una persona minore di 18 anni, se è quindi cosiddetti minori non accompagnati, quant'altro, se è una persona che chiede asilo, se è una persona apolide, quant'altro, sono categorie vulnerabili rispetto alle quali bisogna aumentare il livello di attenzione, il livello di garanzie, il livello di tutela, proprio perché l'eventuale respingimento, l'eventuale espulsione rischiano di causare alla persona un danno più grave rispetto a quello che potrebbe causare a qualcuno che invece è alto, bello, forte, non ha questo tipo di problemi. Ora, il rispetto dei diritti umani, che ha tanti limiti, tante carenze, tanti problemi,
nel continente europeo è particolarmente avanzato. Esistono anche dei meccanismi attraverso i quali la persona che si trovi violata nei suoi diritti può attivare un procedimento giudiziario per riconoscere, affinché venga riconosciuta la responsabilità dello Stato italiano per aver violato quei diritti. Questo procedimento è quello della Corte Europea dei Diritti Umani. Corre il previo esaurimento dei ricorsi. Beh, ci sono anche cittadini, diciamo, non così sfortunati che hanno avuto ragione della Corte Europea dei Diritti Umani, anche i Materresi e Pizzarotti per diciamo, l'esproprio dei palazzi di Punta Perotti, hanno fatto alla fine ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani ed è stato riscontrato che è stato violato il loro diritto alla proprietà. Quindi non parliamo per forza della persona in stato di diciamo così, indigenza o di... Si può rivolgere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'individuo rispetto al quale lo Stato italiano commette una violazione. Quindi l'individuo sottoposto alla jurisdiction, al controllo, alla sovranità dello Stato italiano. Quindi non rileva che sia italiano o che sia straniero. Proprio in passato, in caso di respingimenti in mare di migranti, queste persone poi hanno fatto ricorso e l'hanno vinto davanti alla Corte Europea, che ha condannato l'Italia per aver, diciamo, per essersi comportati in un modo non conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Per andare da questa Corte occorre aver prima esaurito i mezzi di ricorso interno. Quindi è una cosa un po' tecnica, ma insomma, se ritengo che ci sia un'ingiustizia nei miei confronti, non è che la prima cosa che faccio è vado dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Devo andare alla Corte, al Tribunale di Primo Grado Interno, vediamo se mi dà ragione. Se mi ritengo che mi dia, che mi ha dato torto, posso fare ricorso in appello. Se ritengo di aver avuto torto in appello, posso eventualmente esperire ulteriormente. Quando tutti i rimedi interni li ho esperiti infruttuosamente, a quel punto, visto che la violazione si è consolidata, radicata, a quel punto posso, se ritengo di essere vittima di una violazione, andare dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che potrà condannare l'Italia. Cioè la cosa straordinario questo strumento è che uno Stato, che è quel soggetto che dicevo cinico, che non riconosce nessuno sopra di sé, può essere condannato da una Corte internazionale perché ha violato i diritti umani sul proprio territorio nei confronti della propria popolazione, che è diverso dalla propria, dai propri cittadini. La popolazione include coloro che stanno sul territorio dello Stato. Vado rapidamente. Cittadinanza dell'Unione Europea. Qui devo introdurre un elemento in più. Si è bloccato. Forse non è questo, aspetta, perché ho aperto più pagine. La mia capacità tecnologica si è dimostrata in tutta la sua potenza. Chiudo questa. Eccola, piace? Adesso diciamo, ho 10 minuti, quindi andrò più veloce qui, sulla cittadinanza dell'Unione Europea. Ora, questa cittadinanza, tutti quanti noi, in quanto cittadini italiani, siamo anche cittadini europei. È un, diciamo, un gentile omaggio, un optional che ci abbiamo in quanto cittadini italiani, ma vale per tutti i cittadini di tutti e 27 gli stati dell'Unione Europea, ancora per qualche settimana per gli inglesi, poi... all'esito della Brexit non saranno più cittadini dello Stato, non sarà più dell'Unione, quindi non saranno più cittadini europei. Questi articoli che vedete qui, potrei, diciamo, tediare a lungo su questi, ma è solo per farvi capire che rispetto a questa cittadinanza c'è una serie di norme, sono una serie di norme con le quali noi giuristi ci dilettiamo. Qual è il senso della cittadinanza europea? Quando è stato fatto il trattato di Maastricht nel 1992, gli stati all'epoca 12 avevano preso coscienza che la collaborazione tra di essi non era solo una collaborazione di tipo economico, mercantile, commerciale, ma era una collaborazione su tanti ambiti. E allora rilanciarono con quel trattato il processo di integrazione e collaborazione, e tra le misure simboliche che vollero introdurre fu questa della cittadinanza europea, che diciamo
appartiene a chi ha la cittadinanza degli Stati membri, quindi perdendo la cittadinanza italiana, per dire, acquisendone una argentina, perderei anche la cittadinanza europea. Quindi non può l'Unione Europea dare, la cittadinanza europea non ha una sua dimensione autonoma rispetto alle cittadinanze nazionali, è, come si dice, servente, ancillare rispetto alla cittadinanza nazionale. Ora, all'epoca si pensava alla cittadinanza europea come prima, diciamo, come testimonianza, come un indice magari che si stesse andando verso uno Stato europeo. Perché noi siamo abituati a pensarlo, abbiamo visto stamattina, e visto anche ieri, si è cittadini di che cosa? Di uno Stato. Si introdusse lì l'idea di essere cittadini di una unione di Stati. Quindi, andando a forzare quel dato che di solito si è cittadini di uno Stato. E invece si è cittadini di un'unione. In realtà è più una furbata, perché comunque dipende dalla cittadinanza nazionale. Ciò detto, negli anni seguenti gli Stati hanno confermato questa idea della cittadinanza europea, gli Stati dell'Unione, e anche la Corte di Giustizia l'ha molto valorizzata, fino a dire in più sentenze che lo status di cittadini europeo è lo status fondamentale di tutti i cittadini degli Stati membri, quasi a dire, sì, siete cittadini italiani, austriaci, non so, portoghesi o oggi slovacchi, però soprattutto dovete essere cittadini europei. Il problema è che questa cosa non può essere calata dall'alto, deve essere percepita dal basso, cioè no, non è, non so se è corretto, ma insomma, ti mette la spada qua e dici, beh, ora sei cittadino europeo, che bello, no, è una cosa che dovrebbe venire, un senso di appartenenza che dovrebbe venire, diciamo, da tutti quanti noi, e non so quanti di voi lo sentano, io mi auguro che lo sentiate tutti. Questa cittadinanza attribuisce diritti e doveri. Una cosa buona è che i doveri, è stata solo scritta la parola doveri, ma non ne sono stati mai previsti, almeno fino ad oggi, per cui una volta tanto è un optional solo in positivo, ma che non devi pagare per questo optional attraverso i doveri. I diritti li vedremo subito alla pagina successiva, però voglio dire una cosa. In quanto cittadini, ma anche in quanto persone che vivono sul territorio dell'Unione Europea, noi abbiamo in certi casi il potere di attivare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cioè è possibile in certi casi che il singolo faccia un ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è cosa diversa da quella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ho detto prima. Spesso i giornalisti la confondono, dice l'Unione Europea condanna l'Italia sul crocifisso, e quella è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dovrebbero proprio essere presi piano piano con l'orecchio, portati mano a mano, ci vedi amico mio, questa è una cosa, questa è l'altra, non sbagliare, lo dice uno studente in sede d'esame, va via alla velocità della luce, diciamo, lo scrivono i giornalisti, purtroppo io qualche volta ho provato anche a commentare sotto, ma non è mai cambiato niente, mi sono reso. Possiamo andare dalla Corte di Giustizia, per esempio, per chiedere l'annullamento di un atto di diritto europeo che riteniamo viziato. Così come se ci fanno la multa all'automobile, possiamo fare ricorso contro la multa all'automobile, se c'è un atto di diritto europeo che ci colpisce, ci danneggia e lo riteniamo illegittimo, possiamo andare dalla Corte per farlo annullare. Così come possiamo andare dalla Corte per fare uscire una istituzione europea dalla carenza. Carenza vuol dire che l'istituzione è tipo un bradipo, se ne sta bella, inerte, tranquilla, appoggiata a un ramo, mentre dovrebbe fare qualche cosa. È possibile per il singolo fare un ricorso davanti. Il singolo non deve essere per forza cittadino europeo, può essere anche una persona giuridica, per esempio, non solo una persona. Infine, i diritti. Ora, li ho divisi in due, vi lascio le schede, tanto così non è che voglio andare nel dettaglio su questo. Vi richiamo solo l'attenzione sull'intitolazione. Abbiamo alcuni diritti che sono riservati ai cittadini europei. Slide successiva, altri diritti che sono estesi a tutti i residenti negli Stati europei o alle persone giuridiche. Qual è la differenza? I primi sono i veritieri diritti di cittadinanza, diritti legati alla cittadinanza europea, quindi diritto
di circolare liberamente in tutto il territorio dell'Unione, il diritto di votare e di essere eletti al Parlamento europeo nello stato di residenza, se c'è un italiano che risiede a Madrid, ha diritto a votare e essere eletto per il Parlamento europeo a Madrid, così come se c'è uno spagnolo che risiede a Bari, ha diritto a votare e essere eletto per il Parlamento europeo a Bari, pur essendo spagnolo. No, spagnolo, il professor spagnolo, ma spagnolo nel senso di nazionalità spagnola. E questo anche per le elezioni comunali. Se ci sta uno spagnolo residente a Bari che si vuole candidare al comune di Bari come consigliere comunale, ha diritto a farlo. Dice, ma è spagnolo, assurdo, lo vado a fare in Spagna. No, questo ce lo conferisce la cittadinanza europea. Oppure diritto alla tutela e all'assistenza diplomatica e consolare all'estero. Mi trovo nello Yemen, mi trovo in difficoltà, è morta mia suocera che era con me, devo riportare la salma indietro, non c'è l'autorità italiana nello Yemen, mi posso rivolgere all'ambasciata, che ne so, francese o all'ambasciata tedesca, che tratteranno la salma di mia suocera come se fosse, adesso allungando la vita, come se fosse la salma di una cittadina francese o tedesca. Ci siamo? Semplifico, banalizzo al massimo. Altri diritti che invece trovate in quest'altra scheda, ma lascio tutto su questo computer, sono invece diritti che sono per i cittadini ma anche per altri. E allora ritroviamo, e questo è il punto col quale volevo chiudere, ritroviamo anche nel contesto dell'Unione Europea la distinzione tra diritti dei cittadini e diritti umani, cioè diritti di tutti, rispetto ai quali non rileva se sei o no cittadino europeo, ma rileva che sei sul territorio dell'Unione Europea. E quindi vi elenco soltanto: presentare petizione al Parlamento Europeo, scrivere alle istituzioni europee, ricorrere al mediatore europeo, accedere ai propri documenti e alla disciplina dei propri dati personali, o chiedere un risarcimento dei danni per danni provocati appunto dall'Unione Europea o dai suoi funzionari. Questi diritti sono diritti di tutti coloro che hanno a che fare con le istituzioni europee, con l'Unione Europea. Quegli altri sono solo dei cittadini. Allora lo schema ritorna. C'è un nucleo di diritti dei cittadini e per il resto abbiamo diritti umani. Se sia giusto così, sbagliato così, lo rimetto alla valutazione di ognuno di voi. È così perché al momento il sistema delle regole è questo. Vi ringrazio per l'attenzione.